Ecco, si parla tanto di meningite e in questo periodo, lei da medico suggerisce la vaccinazione? Guardi, le vaccinazioni come fatto epidemiologico di profilassi sono sempre suggerite, ovviamente, anche se anche le vaccinazioni in sé possono dare qualche disturbo, ma assolutamente le vaccinazioni laddove vengono previste vanno fatte, punto. Questo allarme sulla meningite è assolutamente ingiustificato, perché i dati epidemiologici attuali sono uguali o addirittura presupponibilmente come quelli degli altri anni. Ecco, quali sono i campanelli di allarme? Quattro sono i sintomi principali, è ovvio che possono essere insieme, possono essere solo qualcuno, c'è la febbre, il mal di testa, la cefalea, una rigidità nucale che significa non poter piegare la testa in avanti e anche l'alterazione dello stato di coscienza. Basta chiamare il proprio medico curante e prima di far scattare allarme, intasando pronto soccorso, eccetera, è giusto fare questo passaggio. Che quella che è più pericolosa è la meningite meningococcica determinata da un batterio molto aggressivo e per la quale in quel caso, cioè, soprattutto quei pazienti che hanno anche una porpora, quelle macchie rosse sul corpo, Corpo. c'è una mortalità dell'80%. In questo momento non c'è assolutamente un allarme, mi sento di dirlo non tanto solo per la mia esperienza, ma per quello che oggi la letteratura scientifica dice, non c'è nessun allarme diverso rispetto a quello degli anni precedenti.